Quindi entriamo nella materia. Io ho diviso le slide in tre parti in realtà, quindi adesso vediamo dove mettere la pausa, però la prima parte è sul diritto d'autore come materia classica, quindi vi darò qualche principio generale di diritto d'autore. La terza parte va un po' più sul focus delle licenze open, Creative Commons, licenze, scusate, risorse educative aperte, Open Educational Resources, e poi la terza parte invece è Open Educational Resources, che è un po' il tema che è stato già citato dal professor Fiori, dell'azione 23 del Piano Nazionale della Scuola Digitale. E invece la terza parte è sulla privacy a scuola. Ovviamente, ripeto, non riusciremo a fare tutto bene, cerchiamo di dare appunto quella, una panoramica completa, in modo tale che almeno andiate fuori di qua con, come dire, con quelle informazioni di base che vi servono a farvi accendere la lampadina giusta al momento giusto. Questo mi è sufficiente, nel senso che almeno vi viene in mente che esiste un problema e che magari in quel momento potete andare a chiedere informazione a qualcuno o a cercare informazione da qualche parte. Credo che queste due ore e mezza insieme siano sufficienti a farvi arrivare a quel livello di, a quel livello minimo di consapevolezza, quantomeno per farvi la domanda giusta al momento giusto. Quindi la prima parte è dedicata al diritto d'autore, con un focus nella didattica. In realtà le slide sono abbastanza generiche, parlano dei principi generali di diritto d'autore, però negli esempi che farò cercherò di stare appunto sul vostro mondo, sul mondo della didattica, che io un po' conosco, non ho insegnato a scuola, però faccio formazione costantemente e ho insegnato un po' in università, ancora adesso ogni tanto vengo coinvolto in qualche corso universitario. Allora, riflessioni introduttive, una riflessione simile ci sarà anche dopo nella parte sulla privacy, però quando parliamo di diritto d'autore nella didattica si pone una questione di consapevolezza ma anche di buon esempio, cioè il fatto che voi dobbiate, in quanto docenti, avere un livello di consapevolezza alto sul tema che vi dicevo prima, cioè il fatto del usare correttamente i contenuti creati da altri e avere quel minimo di, come dire, informazione e dimestichezza con la materia per potervi tutelare qualora qualcuno usasse i vostri contenuti senza avere autorizzazione. Ma allo stesso tempo di buon esempio, perché? Perché nel momento in cui siete in aula di fronte a una platea di studenti, insomma, dovete anche far vedere di essere i primi ad applicare i principi del diritto correttamente. Detto in altre parole, cioè se lo studente vede che il primo a violare il diritto d'autore è il professore, è chiaro che lui si modellerà e seguirà questo esempio, perché dice tanto se l'ha fatto il professore, ha scaricato le foto a caso, le ha usate per le slide, vuol dire che si può fare. Invece cercherò adesso, spero che non vi venga l'eccesso opposto, cioè che non vi venga l'ansia dell'oddio adesso non posso fare nulla, perché cioè l'effetto ogni tanto dei miei corsi è anche quello, cioè in realtà c'è tutta una parte in cui poi vi spiegherò che avete un bel margine d'azione proprio in quanto docenti, soprattutto della scuola pubblica, quindi non fatevi ossessionare, però ecco, un minimo di consapevolezza in più non sarebbe male da vedere nell'attività didattica del docente medio, perché vedo che c'è un po' di disinvoltura nel prendere contenuti e nel non rispettare i diritti di altri, magari i vostri colleghi che hanno fatto un lavoro prima di voi e che si sentono un po' deturpati della loro creatività. Quindi, in generale, questo è un po' l'obiettivo, aumentare il livello di consapevolezza. Il Piano Nazionale della Scuola Digitale è già stato citato, la vediamo velocemente, no? L'azione 23 si intitola proprio Promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici digitali. Perché? Perché in realtà i tempi sono cambiati proprio in virtù del digitale. Non siete più il professore degli anni 70-80 che adotta un manuale che magari non ha scelto nemmeno lui perché è già stato scelto da qualcuno prima di lui e lo segue pedissequamente. Siete chiamati sempre di più ad un'attività proattiva e creativa di appunto predisposizione dei materiali su cui fate lezione. Quindi non è più il manuale, le fotocopie del libro, no? Ma è la presentazione, il video, il lavoro di gruppo con gli studenti che poi magari viene portato in digitale, diventa dopo una presentazione a slide, qualcosa di interattivo, una pagina, un sito web della scuola. Ok, quindi avete ovviamente un ruolo diverso. Nel momento in cui non siete più semplici utenti passivi di un contenuto creato da altri, vi si pone il problema di come gestire i diritti sui contenuti che voi state andando a predisporre e a preparare. Quindi questo è un po' l'obiettivo del Piano Nazionale della Scuola Digitale per quanto riguarda questa azione. Infatti cosa dice? Occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili
e i criteri e le possibili forme del loro uso. Perché? Perché ovviamente siamo bravi tutti a dire, ma sì, tanto su internet c'è tutto, quindi perché devo star lì a diventare matto, a creare qualcosa di nuovo? Certo, è vero che c'è tutto, ma c'è anche tanta roba che non ha nessun tipo di validazione, no? E quindi non può essere utilizzata come fonte di informazione a uso privato, ma nel momento in cui andate in aula e avete una responsabilità anche di docenti, dovete formare delle menti, dovete anche saper selezionare i contenuti adeguati, no? Su Wikipedia sappiamo tutti che c'è tutto, però ci sono delle voci scritte bene, delle voci migliorabili, delle voci sbagliate, ok? E magari il docente potrebbe addirittura partecipare lui al miglioramento della voce di Wikipedia. Gli amici, i miei colleghi che lavorano nei progetti divulgativi della Wikimedia Foundation e Wikimedia Italia fanno molti lavori in aula con i docenti, molto interessanti, fanno vedere come partendo da una voce di Wikipedia si possono fare tantissime cose e poi queste cose bellissime che sono state fatte vengono a loro volta aggiunte nella voce di Wikipedia o in altri progetti della Wikimedia Foundation. Questa è esattamente una delle missioni. E poi dice, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. Hai voglia quante cose ha detto? In quattro righe? Sono tantissime, cioè è pesante tutta questa autoproduzione dei contenuti. Selezione, produzione e validazione dei contenuti e massimizzazione della qualità, dell'efficacia e della riusabilità dei contenuti. Il fatto è che bisogna creare qualcosa di nuovo e già pensarlo in ottica di riusabilità, permettere ai nostri colleghi, ai nostri pari che un giorno dovranno riutilizzare, di evitare di doversi reinventare la ruota e scoprire nuovamente l'acqua calda, ma poter partire dal lavoro che abbiamo già fatto noi. Tutto ciò nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso, garantendo un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources. OER è un acronimo che troveremo spesso e anche lì dovete prenderci confidenza perché sarete sempre più chiamati a occuparvene. E anche qua un regime di diritti che sia sensato e funzionale alle Open Educational Resources sembra un concetto da poco, ma solo per approfondirlo andrebbe via un corso di 7-8 ore, di una giornata intera. Comunque, questo è un po' il solco in cui ci muoviamo, no? Piano Nazionale Scuola Digitale, azione 23. Sulla privacy in realtà non c'è un'azione specifica. La consapevolezza delle questioni privacy è un po', diciamo, un tema trasversale ad altre azioni e forse dal punto di vista delle responsabilità tocca più i dirigenti che i docenti, nel senso che la gestione della privacy a scuola interessa forse più direttamente, cioè la responsabilità nel dirigente, nel DSGA forse, e un po' meno nel docente, però il docente nel momento in cui fa attività a scuola, in classe, che poi portano alla pubblicazione dei contenuti online, anche lui si deve porre la questione. Poi è ovvio che dal punto di vista legale può scaricarla sul dirigente, però si deve porre anche lui la questione magari prima che il danno sia stato fatto. Questo è anche lì un passo abbastanza importante. Ecco, quello che dicevo prima, no? Cioè, quando si parla di diritto d'autore si parla di queste due grandi ottiche, di questi due punti di vista, cioè il lato del titolare dei diritti e il lato dell'utilizzatore delle opere. Cioè, lato arancione è la parte che interessa a coloro che creano il contenuto e ovviamente vogliono sapere quali sono gli strumenti che la legge dà loro per poter tutelare la loro creatività, quali sono i diritti che la legge prevede nell'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale. Ma dall'altra parte ci sono tutti gli altri, cioè gli utilizzatori che si trovano a magari voler utilizzare una loro opera, un'opera creata da qualcun altro, e devono sapere in quali limiti possono farlo o non possono farlo. Ok, e questa seconda slide, perdonate la capacità grafica un po' rudimentale, però serve a farvi capire, a dire proprio quello che dicevo prima, che in realtà siete sempre un po' a cavallo dei due, cioè i due mondi si sfumano sempre tra di loro, il confine è sfumato, non è una linea netta come era nella slide precedente, perché è così, cioè difficilmente partite da zero quando create qualcosa. E soprattutto in un'ottica di Open Educational Resources, quello che abbiamo letto prima nell'azione 23 del Piano Nazionale Scuola Digitale, sarete chiamati a usare il più possibile qualcosa che è già stato validato e creato da qualche vostro collega precedentemente, e quindi nello stesso tempo siete utilizzatori ma anche titolari dei diritti, perché avete aggiunto della vostra creatività e quindi quella parte nuova è comunque vostra, ha comunque un vostro diritto d'autore. E quindi dovete conoscere entrambe le ottiche per avere una
panoramica completa del diritto d'autore, bisogna guardarlo sotto entrambe le ottiche, se no si rimane in un'ottica parziale. L'approccio classico, ovviamente, qual è? Anche a rigor di logica, no? Cioè, prima si studia il lato, si cerca di capire come funziona la materia dal lato del titolare dei diritti sull'opera, perché così capite di cosa si occupa il diritto d'autore e quali sono i diritti che entrano in gioco e a chi appartengono. Nel momento in cui avete capito queste cose, ovviamente se vi spostate dal lato dell'utilizzatore avete già il gioco facile, perché sapete a chi dovete chiedere il permesso, se ad esempio innanzitutto se potete o non potete fare una cosa, e se potete farla a chi dovete chiedere il permesso per farla. Ok, quindi faremo esattamente questo passaggio, cioè partiremo dal lato arancione, lato titolare dei diritti, e poi ci sposteremo dall'altra parte. Nel lato arancione vivrà l'ansia, nel senso che nel momento in cui vi spiegherò quanti diritti, quanti soggetti hanno dei diritti sulle opere creative, vi verrà un po' quella sensazione del caspita, ma allora non posso fare più nulla, e poi vi farò vedere che invece spostandosi di là, per fortuna la legge ha previsto degli spiragli, delle aree franche in cui, soprattutto in quanto docenti, vi potete muovere. Quindi rispondiamo alla prima domanda fondamentale, no? Che cosa tutela il diritto d'autore? Cioè, in che campo, in che seminato ci stiamo muovendo? Perché c'è spesso equivoco su cosa sia il diritto d'autore e di che cosa si occupi. Ad esempio, la principale confusione è tra diritto d'autore e brevetto, no? E invece il diritto d'autore si occupa di questa cosa qua, cioè delle opere dell'ingegno di carattere creativo e non delle, ad esempio, invenzioni industriali, che sono l'oggetto di materia, della materia brevettuale, no? del diritto brevettuale. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sostanzialmente, in poche righe, il legislatore ha già elencato i principali campi della creatività umana e in più lascia il campo aperto con questo qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione, che dice questi sono i campi principali, però in realtà, a seconda di come si esprimono, possono arrivare nuove forme che rientrano anche indirettamente in queste categorie. Occhio, vedete che la legge, non ve l'ho citato, scusate, questo è l'articolo 1 della legge 633 del 41, che è la nostra legge. La legge sul diritto d'autore è la 633 del 1941, è del 41, come segnalo ogni volta, non vi scandalizzate perché non è rimasta uguale a se stessa nel 41, è stata più volte aggiornata, evoluta, infatti troveremo vari riferimenti che vi fanno capire che non è del 41, tipo il paragrafo successivo, sono altresì protetti i programmi per il laboratorio e le banche di dati. Il legislatore, fino il primo periodo era il testo originale del 41, e poi è stata aggiunta negli anni 90 una parte che fa riferimento ai programmi per il laboratorio e alle banche di dati, che sono le due più nuove forme di creazione intellettuale emerse, diciamo, grazie all'evoluzione tecnologica. L'articolo 2 diciamo completa un po' il concetto e ripete un po' questi campi della creatività, però creando 10 categorie di opere. Vedete, la slide prosegue poi in un'altra slide, cioè la norma prosegue in un'altra slide. Quindi sono le nostre 10 categorie classiche del diritto d'autore italiano. Cioè il diritto d'autore italiano più o meno tratta di queste 10 categorie. Occhio che c'è sempre il qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione, quindi vuol dire che queste sono quelle classiche, però ad esempio adesso col digitale l'opera creativa diventa sempre più multimediale, cioè si incrociano i vari campi della creatività, perché un sito web è sia opera letteraria, sia opera grafica, sia a volte opera musicale o video, cioè ingloba in un'unica forma espressiva precedenti forme espressive. E infatti è tutelato ai sensi della legge sul diritto d'autore pienamente, anche se non c'è la categoria ad hoc sito web, ok? Quindi le vediamo velocemente, il punto 1 parla di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quindi direi che questo è già uno di quelli che a voi interessa direttamente, no? Le opere letterarie, didattiche, tutto ciò che sono dispense, manuali, che ne so, lavori, ma anche le slide, no? Anche delle slide sono un'opera letteraria. E tra l'altro, banalmente, anche questa mia conferenza è un'opera letteraria, nel senso che vedete che dice anche se in forma orale, quindi se uno di voi si sbobina alla mia lezione stasera ha in mano un saggio sul diritto d'autore, sulla privacy, e quella è un'opera letteraria nel momento in cui viene trascritta, no?
Quindi da quando esiste il mondo, l'opera letteraria si è sempre trasmessa in forma orale, poi successivamente in forma scritta, e anche oggi è così. Il punto 2, le opere, le composizioni musicali con o senza parole. Il punto 3, le opere coreografico-pantomimiche. Il punto 4, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurative similari, compresa la scenografia. Il punto 5, i disegni e le opere dell'architettura. Il punto 6, le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora. Il punto 7, le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Questa era la norma del 41, cioè fino a qui arrivava la versione originale della norma. Ovviamente i punti 8, 9 e 10 sono stati aggiunti dopo, perché uno parla di programmi per l'elaboratore, software, punto 8, e il punto 9 parla di banche di dati, e il punto 10, l'ultimissimo, opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Sono state aggiunte come figlie di direttive europee, cioè è stata l'Unione Europea dagli anni 90 in poi a prendere in mano la competenza in materia di legislazione sul copyright e sulla proprietà intellettuale, quindi tutte le grosse modifiche che sono state fatte a questa legge in realtà sono frutto di direttive europee che hanno detto a tutti gli stati membri dell'Unione di aggiornare le loro normative interne in quella direzione, no? Quindi nel 92 abbiamo avuto la parte sui programmi per l'elaboratore, perché nel 91 c'è stata una direttiva europea che ci ha detto di fare così, nel 96 c'è stata una direttiva che ha parlato di banche dati e noi abbiamo aggiunto la parte sulle banche di dati, e nel 2000 mi ricordo, prima nei 2000, nel 2004-2005, la prima metà degli anni 2000, si è parlato poi di opere del design industriale, che anche lì abbiamo aggiunto un pezzo. Ok, quindi più o meno adesso abbiamo capito di cosa si occupa il diritto d'autore. Non siete più autorizzati a confonderlo con altre, con il brevetto, a parte che, ripeto, insomma, è anche abbastanza intuitivo, no? Non si dice ho inventato un brano musicale, no? Ho scritto, ho creato un brano musicale. Ho inventato un procedimento industriale, ho inventato un nuovo materiale per coibentare i soffitti. Okay? Quindi siamo su un altro piano. Qua parliamo di opere dell'ingegno, quindi della creatività umana. Come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? È la domanda. Non ho una slide, solitamente la metto. Ve lo dico a voce prima di arrivare a questo punto. Il fatto è che cosa non tutela il diritto d'autore? Cioè, la stessa domanda al negativo. Perché sostanzialmente c'è una delle grandi leggende metropolitane, sia che il diritto d'autore si occupi delle idee, no? Il diritto d'autore tutela l'idea. In realtà no, tutela l'opera creativa, cioè tutela il modo in cui io ho espresso un'idea. Ok? Quindi non confondete il discorso dell'idea astratta, perché anche lì direi anche per fortuna che è così, perché sennò saremmo fermi al 1700, perché chiunque avesse avuto un'idea poi avrebbe avuto un diritto esclusivo su quell'idea e avrebbe potuto inibire gli altri a svilupparla, no? Quindi il solito esempio che faccio è il manuale di matematica, no? La matematica si dice che non è un'opinione, per dire che cosa, che la matematica è sempre uguale a se stessa. Però la matematica spiegata da un professore bravo la capite, la matematica spiegata da un professore cagnaccio non la capite. La matematica letta su un manuale ben fatto, con una buona grafica, con delle esercitazioni fatte bene, la capite, la matematica fatta altrove, da qualcun altro, con un bigname fatto male, non la capite. Perché? Perché non cambia la matematica, cambia il modo in cui gli autori hanno scritto e hanno presentato gli argomenti. Ok? Quindi toglietevi dall'idea, dalla testa, questa frequente leggenda metropolitana che il copyright sia sulle idee in sé. No, l'idea, ma sotto forma di espressione creativa, cioè una di queste 10 forme. Ok? Quindi, chiuso questa premessa, arriviamo alla domanda da 3 milioni di dollari, cioè come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni, no? Cioè, un soggetto che ha fatto una di queste belle 10 tipologie di creazione, come diventa titolare del diritto d'autore sulle sue creazioni? Voi anche, no? Cioè il professore che realizza la slide, prego. Non so se lo spiego. Chi è il titolare del diritto d'autore? Ad esempio. No, allora, arrivo. Prima rispondetemi voi a questa domanda. Cioè, allora, vabbè. Non so se qualcuno ha, anche lui ha in mente questa domanda del signore, però allora, il diritto d'autore si chiama diritto d'autore perché è dell'autore, nel senso che è del soggetto, della persona fisica che crea l'opera. Quindi
io sto chiedendo, questa persona, quindi o un musicista, o un scrittore, o uno che realizza un software, come diventa titolare del suo diritto d'autore? Registrando. Registrando? Spiegatemi bene. Allora, lei dice... Registrando la... la signora dice... per la musica c'è la SIAE e tutti gli altri? Chi fa il software è... Per un software, per una banca dati, per un... cosa c'era? Un'opera della scultura? No, qua abbiamo un'opera della scultura, della pittura, dell'arte del disegno? Un libro, una presentazione slide? Cioè, io ho il diritto d'autore su queste slide? Sì, nel senso che l'ho fatta io, cioè, oddio, sono talmente banali per cui... Però, più o meno... cosa ho fatto per diventare titolare del diritto d'autore? Oppure non ho fatto nulla, oppure non sono ancora diventato titolare? Quindi una risposta ce l'abbiamo in realtà, no? La signora dice, registrandolo, uno ha detto alla SIAE per la musica, l'altro ha detto registrandolo una posizione di registro, però mi sembra che la risposta sia la stessa, no? A seconda dei casi. Qualcuno però prima aveva detto pubblicandola. Un libro non è quando si pubblica un libro, tutti vengono registrati in catalogo. Ok, ok, quindi sono due cose molto diverse in realtà, No, no, è utile questa cosa perché poi ci serve per fare il ragionamento che devo fare dopo. Quindi abbiamo già detto due cose molto diverse. Qualcuno dice che il diritto, finché non viene depositata l'opera da qualche parte, dopo diciamo dove, non esiste. Qualcuno invece dice, semplicemente pubblicando l'opera, viene riconosciuto il diritto d'autore. C'è una terza opzione? O siete tutti d'accordo su una di queste due? Potrei anche rinunciare ai diritti d'autore... Lasciarli alla casa editrice, ok? Ma quando non c'è una casa editrice, cioè non è che c'è sempre una casa editrice, cioè, soprattutto adesso, no? Allora, pensate al mondo di adesso, dove l'autore può aprirsi un blog, no? Gratis, su WordPress, su Blogspot, e inizia a scrivere. Quello lì ha il diritto d'autore o non ce l'ha? No? Sì o no? Cioè, io che sono venuto, le slide le ho fatte stamattina in treno, le slide le ho fatte stamattina in treno, le ho pubblicate su SlideShare alle 12 prima che il treno arrivasse ad Ancona. Ho o non ho il diritto d'autore su quelle slide? Sì, sì, no, beh, scaricabile, quello lì è una cosa separata. Al di là che si scarichi o meno... Allora, vabbè, allora, mi sembra che prevalga la risposta, che in effetti tendenzialmente prevale, la risposta che ci vuole comunque una procedura, una formalità affinché l'autore acquisisca il diritto. E quindi la collega che invece ha detto con la semplice pubblicazione è in minoranza. In realtà invece la risposta più vicina alla realtà era quella. In realtà ancora meno della pubblicazione. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla semplice creazione dell'opera. È ancora meno della... Cioè, anche se non lo pubblico, ho il diritto d'autore. Era infatti per questo che volevo... E questa è una delle principali leggende metropolitane. Vedete che è molto diffusa, no? Perché quando faccio questa domanda più o meno viene sempre fuori. Soprattutto i musicisti, no? Mi dicono... Quando faccio i corsi ai musicisti, finché non mi sono iscritto alla SIAE e non ho depositato la mia opera alla SIAE, non ho il diritto d'autore. Beh, all'epoca non c'era ancora il diritto d'autore. Se io metto il simbolo copyright, la CIV, il simboletto, io metto qualcosa in rete, metto ci so che comunque se qualcuno prova a copiarmelo, io mi posso difendere. Esatto, infatti era esattamente questo che volevamo dire. Perché non me l'ha detto prima? Era la risposta esatta, se l'hai tenuta. Esattamente così, cioè sostanzialmente in realtà anche senza metterci la C, perché la legge prevede che se l'opera è... Se non lo conosco il simbolo non vale. Può anche non esserci la C, la regola è che qualsiasi... Ascoltatemi così capite. La legge dice sostanzialmente che qualsiasi opera che sia sufficientemente creativa, ovviamente se io prendo, faccio un copia e incolla di qualcosa di qualcun altro e ci cambio solamente il colore di sfondo, non è un'attività creativa, no? E quindi non posso dire che l'ho fatta io, ho semplicemente copiato qualcun altro.
Come d'altronde questa slide io non posso dire che nessun altro la può fare uguale, perché è il copia e incolla di un articolo della legge sul diritto d'autore. Se chiamate domani un altro a fare una lezione sul diritto d'autore, ve la trovate uguale. E io non mi posso inalberare perché questo qua ha fatto una serie uguale alla mia. Ok, quindi se l'opera è sufficientemente creativa, quindi quale particolare espressione del lavoro intellettuale, già il suo autore ha un diritto. L'originalità. Esatto, l'originalità e la novità sono le due componenti della creazione, dell'atto creativo, della creatività. E senza una particolare formalità, cioè quindi voi siete titolari dei diritti d'autore automaticamente, è brutto però è quello il concetto, automaticamente con la creazione dell'opera. E ancora prima della pubblicazione, perché? Perché un autore può decidere di scrivere un libro e poi non pubblicarlo perché non gli piace, perché non lo ritiene all'altezza, e dopo 5 anni trarlo fuori dal cassetto e pubblicarlo. Il diritto lui ce l'aveva già da prima, non all'atto della pubblicazione. Ok? L'altra risposta che spesso mi forniscono è che anche lei, come dire, l'indice di una leggenda metropolitana è: ottengo il diritto nel momento in cui faccio un contratto di edizione con la casa editrice. No, forse qualcuno ci era andato vicino. E capite che è un nonsense dal punto di vista logico, perché io faccio un contratto con la casa editrice proprio perché ho dei diritti da cedere, quindi non può nascere il diritto col contratto, no? Chiaro, quindi siete titolari di diritti d'autore con la semplice creazione. Capisco che questa cosa disorienti perché è contro la leggenda metropolitana principalmente diffusa, però adesso capite, comincia a cambiarvi un po' e comincia a venirvi l'ansia, capite perché non potete usare a casaccio le cose che trovate in rete. Perché? Perché qualcun altro va dei diritti sicuramente. Ok? Anche se non c'è scritto la C di copyright, non c'è un cartello, non c'è il divieto di scaricarlo, se quella roba lì non l'ho creata io, vuol dire che l'ha creata qualcun altro, e quindi questo qualcun altro potrebbe venire un giorno a chiedermi conto del mio utilizzo non appropriato, non è autorizzato. Ok, quindi adesso ripeto, questa è la regola generale, poi vi farò vedere come nell'ambito dell'attività didattica avete un margine d'azione, no? Però la regola è quella, non è che se si trova in rete, se no, la leggenda metropolitana principale, tanto se era su internet vuol dire che è libera. No, non funziona così. Ok? E dalle facce che fanno temo che lo credessero. Allora, ma a volte non c'è la C. Allora, è vero che c'è, quasi sempre c'è. Sono d'accordo. Ma a volte non c'è perché molto semplicemente, no, me lo spiego subito qual è la questione. A volte il contenuto l'ha messo qualcuno che non poteva nemmeno metterlo. Vado su YouTube, voglio un brano musicale e lo trovo. Ma quel brano musicale non è stato caricato dalla casa discografica che aveva i diritti per farlo, è stato caricato da un fan, da un ragazzino che aveva il piacere di mettere online il brano musicale che gli piaceva. Quindi non è perché lì non c'è scritto nulla che lo potevo prendere, perché in realtà non potrebbe nemmeno essere stato caricato, semplicemente è stato caricato perché è sfuggito. Ok? E questo succede continuamente sul web. Nel mondo pre-digitale era più facile tenerne traccia perché c'era il supporto materiale e quindi più o meno sapevi da chi arrivava. Internet pone questo problema del rendere tutto molto evanescente, ma non cambia il diritto. Il diritto rimane lo stesso, c'è la legge sul diritto d'autore che è del 41, funziona uguale anche su internet. È più difficile farla rispettare su internet, ma non cambia il principio. Va bene, quindi acquisito questo concetto, quali sono di preciso i diritti acquisiti? Adesso da qua facciamo il passo successivo, cioè abbiamo sempre parlato di diritto d'autore al singolare. In realtà si parla di diritti d'autore al plurale, perché? Perché sono tanti diritti e adesso vedremo ci sono anche tanti soggetti titolari di diritti. Non spaventatevi, questi sono tutti più o meno i diritti d'autore che la legge italiana prevede. Non riusciamo a vederli tutti bene, però mi interessa, adesso dopo zoomo, dopo faccio uno zoom sulle varie colonne, però questo era l'impatto visivo che mi serviva. Queste sono le principali categorie, cioè la ramificazione ad albero ci fa capire appunto come è organizzato il set di diritti d'autore. Innanzitutto una prima dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. E poi tra quelli di tipo patrimoniale vedremo che ci sono due grandi sottoinsiemi, che sono i diritti d'autore di utilizzazione economica e i diritti connessi. Andiamo per gradi. I diritti morali d'autore,
sono innanzitutto d'autore, quindi appartengono all'autore, alla persona che ha creato l'opera, e sono diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità e reputazione creativa dell'autore. Queste due paroline, inalienabili e inestinguibili, già di per sé creano una serie di scocciature e di problemi non da poco. Perché? Perché inalienabili vuol dire che non li puoi mai cedere per contratto, quindi non, l'autore non se ne libera mai. E non solo, non se ne libera mai nemmeno dopo la sua morte, perché sono inestinguibili. Quindi dopo la morte dell'autore vengono esercitati dagli eredi finché se ne tiene traccia. E vedete, hanno una funzione non tanto di remunerare l'autore, no? Cioè non è un discorso di quanto ti do in percentuale per i tuoi diritti, che invece è il concetto del diritto di utilizzazione economica che vediamo dopo, ma creano un legame appunto morale, reputazionale tra l'autore e la sua opera. Ad esempio il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, dell'articolo 20, oppure il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Oppure il diritto di rivelarsi e far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore anche in caso di opera anonima e pseudonima. C'è un autore che per anni magari si è firmato con uno pseudonimo o addirittura anonimo, può chiedere al giudice, semplicemente perché ha cambiato idea, che da quel momento in poi queste opere, questi articoli, questi saggi gli vengano attribuiti, gli vengano riconosciuti. Quindi vedete che è un legame che non ha tanto a che fare con l'aspetto economico, ma è puramente il legame morale che c'è tra l'autore e la sua opera. Addirittura è previsto che un autore, al contrario, invece si penta di aver pubblicato un'opera. E ovviamente deve emergere una grave ragione morale, come dice l'articolo 142, però se emerge questa grave ragione morale, l'autore può chiedere al giudice, con una specifica azione giudiziaria, di ritirare l'opera dal commercio. Quindi, succede. Mi viene in mente qualche esempio. Quando è che un autore può pentirsi in maniera così grave da chiedere all'editore, al distributore, di ritirare l'opera? Su, no, non mi viene in mente. Ma allora è successo. Non so, allora. Ecco, sì, esatto. Oppure, io facevo un altro esempio che è un po' più comune, però sì. Un autore che scrive una biografia parla della figura di suo padre come esempio di vita, di moralità, e invece il padre l'anno dopo viene arrestato per mafia, viene arrestato per pedofilia, cioè reati fastidiosi, pesanti, gravi. Caspita, questo è un autore che magari ha un'attività di professionista, insomma, lo mette in cattiva luce, e allora dice no, è emersa una ragione morale grave successiva alla pubblicazione dell'opera, ne chiedo la... Adesso lo sto raccontando così, cioè non credo che vi capiti mai una situazione del genere, però è per farvi capire come funzionano questi diritti, no? Cioè sono legati a un aspetto reputazionale e morale. Quello che forse è più interessante è quello del diritto di impedire modifiche che siano lesive per la reputazione dell'autore. Succede ancora adesso, ad esempio, no? Che gli eredi di, che ne so, Giuseppe Verdi o di Carducci, autori che sono caduti in pubblico dominio, cioè nel senso sono scaduti i 70 anni dalla morte che servono per la tutela, diciamo, economica, non dovete più pagare nessuno per ripubblicare le poesie di Carducci, per fortuna. Però se andate a toccare, se fate una modifica lesiva della sua reputazione, potreste in qualche modo incorrere in questo rischio, cioè i suoi eredi potrebbero dirvi no, guarda, quella cosa lì eccede il diciamo, va a toccare una corda delicata, eccede, non so se vi viene in mente un esempio, è successo neanche tanto tempo fa. Ma è necessario che sia lesiva per la... Sì, non è a gusto, no, deve essere, cioè, ovviamente ve la sto facendo molto semplice, ci sono decine e decine di sentenze di tribunali che dicono poi come valutare questo danno lesivo, ma deve essere lesivo, cioè non deve essere semplicemente mi stai antipatico allora non lo fai, ma deve esserci una lesione abbastanza come dire, comprovata della reputazione dell'autore. Però ci sono dei casi, pensate a lo faccio io se non vi viene a un brano di musica classica in cui vengono cambiate alcune parole e da brano romantico diventa un inno per neofascisti, neonazisti, no? E questo non è così raro,
perché pare che Wagner piaccia molto a questi gruppi, e quindi lì non è difficile, perché si parla già della patria in questi brani. Basta cambiare qualche parola, ma a volte basta cambiare il contesto, eh? Basta semplicemente suonarla in una situazione di un certo tipo, per cui insomma, c'è la gente col braccio alzato, i manganelli, e quindi già ho dato una faccia diversa a questo brano musicale, che invece aveva un intento completamente opposto di valori romantici e... ok, quindi cioè, già quello, e lì in teoria i parenti, gli eredi possono in qualche modo, dimostrando che ci sia stata una... è un uso che tocca questo aspetto, inibire, dire no, non usate quel brano, usate qualcos'altro. Ok? È un esempio classico. Ma cambiare in che senso? Perché... ecco, la parodia è un ottimo esempio. Allora, la parodia esiste, sì, è un caso che si studia. No, perché esiste? Nel senso, perché è interessante? Perché la parodia, in realtà, se è vera parodia, ha quell'aspetto ironico, goliardico, che stempera la lesione. Nel senso che tutti capiscono che è una parodia, e quindi difficilmente il giudice accetta di far leva sull'articolo 20, perché non c'è lesione della reputazione, perché è una parodia. Il problema è quando è subdolo e quando non. Quindi l'esempio suo non lo capisco, non ho presente. Non so, cambio una parola di una poesia, penso, invece di una sinistra, ma cambia il senso. No, ecco, troppo poco, no, in questo esempio è troppo poco. Quindi, no, potrei, cioè, perché io potrei pubblicare una poesia detta all'autore cambiando in per quattro parole che un'altra sinistra della poesia non può dire niente. Sì, si può fare, non capisco l'utilità, però sì. Sì, sì, dal punto di vista, diciamo, del diritto morale non c'è problema, io posso ripubblicare. Sì, di Leonardo cosa? La Gioconda, ah, Mona Lisa, sì, non l'avevo scritto, la Mona Lisa, ok. Sì, esatto, cioè non devo chiedere il permesso a nessuno per usare. In realtà c'è, vabbè, adesso non voglio aprire questo capitolo, se no non usciamo vivi. C'è un diritto sulla, diciamo, tutela del bene culturale, che non c'entra nulla col diritto d'autore, no? Quindi lì c'è la sovrintendenza. A parte che lì non è neanche italiana l'opera, quindi non dobbiamo guardare il diritto italiano, dobbiamo guardare il diritto francese in quel caso. Però sì, hanno usato di recente, hanno usato il Davide di Michelangelo per fare attività promozionale e pubblicitaria, e c'è stata una sentenza che gli ha detto di no, ma non c'entra nulla col diritto d'autore, è un discorso di tutela del bene culturale, no? Però dal punto di vista dell'attività vostra, didattica, è ovvio, sì, io non devo chiedere permesso a nessuno per ripubblicare le immagini dell'uomo vitruviano di Da Vinci, no? E in quel caso lì non penso si ponga nemmeno il problema degli eredi, perché non penso che esistano più degli eredi di... Però parliamo di autori un po' più recenti, per fare gli esempi, no? Però vabbè, basta, nel senso che se vi è arrivato il concetto, direi di, come dire, passare agli altri, perché più che altro perché, essendo diritti inalienabili e inestinguibili, come dire, adesso fate finta che non ci siano, perché tanto non vale neanche la pena ossessionarsi troppo a impararli, a conoscerne il funzionamento, perché dovete solamente ricordarvi che esistono, perché tanto non potete trovarli nei contratti, non li troverete nelle licenze d'uso, perché non possono essere alienati, e quindi dovete ricordarvi semplicemente che in queste quattro occasioni l'autore o i suoi eredi potrebbero esercitarli. Da questo momento in poi però vi invito a, appunto, concentrarvi più sulle altre due colonne, che sono quelle su cui perderemo un po' più di tempo, che sono quelle dei diritti d'autore di carattere, diciamo, economico, patrimoniale, e i famosi diritti connessi che vi spiego dopo. Prima, appunto, arriviamo ai diritti esclusivi di utilizzazione economica. Questi vedete che invece sono alienabili, no? Prima caratteristica, e per fortuna che lo sono, nel senso che se non fossero alienabili non servirebbero a nulla. Cioè il loro compito è quello proprio di permettere all'autore di remunerarsi grazie alla sua creatività. No, gli autori, chi di lavoro fa l'autore, vive di questa roba qui. Vive cedendo questi diritti. Ok?
è un po', si dice, il diritto del lavoro degli autori, dei creativi, no? Il vostro diritto del lavoro sono gli accordi sindacali e le leggi sul pubblico impiego, no? Questo, chi di lavoro fa lo sceneggiatore, l'autore di musica, vive di sta roba qua, cioè cede i diritti in cambio di una remunerazione, di una percentuale sulle opere e via dicendo. Sono alienabili, abbiamo detto, scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, perché l'autore può decidere di cedere uno, di tagliarli a pezzi sostanzialmente, di cederli a dei soggetti separati. E questi sono quelli che invece hanno una scadenza, benché molto lunga, cioè di 70 anni dalla morte dell'autore. Cioè, morto l'autore, si contano 70 anni e dal 71esimo l'opera si dice che è in pubblico dominio. Cioè, non è più sottoposta ad un vincolo, cioè non devo più chiedere il permesso per e non devo più pagare per riprodurla e per utilizzarla, perché è caduta in pubblico dominio, cioè è diventata patrimonio culturale dell'umanità. Ho aggiunto tra parentesi dell'ultimo autore, perché ovviamente non sempre le opere si scrivono da soli, no? Quindi tutte le opere che sono scritte da più soggetti, i 70 anni partono dalla morte dell'ultimo, quindi a volte sono molti di più di 70 anni, no? Pensate a un autore molto anziano che firma un'opera insieme al figlio. L'autore magari muore dopo 10 anni, il figlio campa altri 80, altri 70 e la tutela dura 140 anni, perché si parte dalla morte del figlio e si contano altri 70, quindi la famiglia si è avvantaggiata di quell'opera per 140 anni, un secolo e mezzo quasi. Capite quanta roba, quanto è lungo? E adesso stanno cercando di portarlo a 90 anni perché non sia mai che diventino troppe opere in pubblico dominio. Comunque, questi sono i nostri diritti, quelli previsti dalla nostra legge, dall'articolo 12 all'articolo 18 bis, più uno che è un po' strano, vabbè, dopo ve lo cito. Sono il diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, cioè di farne copie, il diritto di trascrivere l'opera, il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, cioè quello che si paga alla SIAE tutte le volte che si fa un'esecuzione in pubblico, no? Uno spettacolo, una suonata in birreria e via dicendo, il diritto di comunicare al pubblico l'opera, cioè lo streaming, il broadcasting, il diritto di distribuire l'opera, il diritto di tradurre l'opera e, nello stesso articolo, il diritto di modificare e fare elaborazioni creative dell'opera e il diritto di fare pubblicazioni in raccolta con altre opere. Cioè io posso decidere che il mio saggio vada o non vada assieme a un saggio del professor Fiore perché mi sta antipatico e non voglio che la mia opera vada insieme a un'opera insieme alla sua, o viceversa, posso cedere o meno questo diritto ad una casa editrice. Ok, infine il diritto di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio e il prestito, e c'è quest'ultimo strano diritto che è un diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte o di manoscritti, cioè sono opere creative che però non hanno copie, cioè sono esemplari unici, no? Il quadro, la scultura o il manoscritto. Come fa l'autore della scultura a guadagnare se non ci fosse questo diritto? Cioè, l'autore della scultura guadagna alla vendita della scultura la prima volta, però tutte le volte che la scultura viene venduta, e spesso c'è un aumento di prezzo perché magari l'autore è diventato famoso, se non ci fosse questo diritto lui sarebbe sostanzialmente il fesso della situazione, perché tutti stanno guadagnando, no? La casa d'aste guadagnano, gli autori guadagnano, i venditori guadagnano, e lui, quello che ha fatto l'opera, invece non guadagna nulla. E invece la legge prevede che lui abbia diritto su ogni vendita, su ogni aumento di prezzo, a un eco compenso, a essere in qualche modo, a essere partecipe di questo guadagno. Ok? Vabbè, comunque questi sono un po' i diritti d'autore in senso stretto. Io li chiamo diritti d'autore in senso stretto perché anche gli altri, anche quelli che abbiamo visto prima, sono diritti d'autore, però quelli sono diritti morali e quindi poi nel linguaggio comune questi diventano i diritti d'autore. Perché? Perché quando si dice hai ceduto i diritti d'autore ci si riferisce sempre a questi, no? Hai firmato un contratto di diritti d'autore, sono questi qua. Nei contratti di edizione, se qualcuno ha avuto occasione per fare un manuale, un'antologia, quello che sarà, sono questi i diritti che voi andate a cedere. I diritti connessi sono l'altra grande colonna che abbiamo visto. Allora, si chiamano connessi perché, come dice lì in basso, sono connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica. E si comportano, hanno sostanzialmente lo stesso funzionamento dei diritti d'autore che abbiamo visto prima, cioè hanno una vocazione economica, una vocazione di remunerazione economica, e sono anch'essi diritti esclusivi, nel senso che hanno questo meccanismo dell'esclusiva, cioè
il titolare può escludere qualcun altro dallo sfruttamento di quel diritto, no? Quindi esclusivi in questo senso, cioè un unico soggetto che è titolato a sfruttare quel diritto, a esercitare quel diritto. E sono, però, perché non si chiamano anch'essi diritti d'autore su una categoria a parte? Perché questi non sono degli autori, ma sono di soggetti che fanno altri lavori, cioè partecipano anch'essi questi soggetti al, al processo creativo, ma non sono i veri autori delle opere. No, vedete, io ho detto i diritti esclusivi sono attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d'autore in senso stretto. Perché? Perché se vedete, no, l'elenco, il primo, il produttore di fonogrammi, no, il produttore discografico, non è quello che ha scritto i brani, è quello che finanzia la registrazione dell'opera. Finanzia e organizza e coordina la, la, la registrazione dell'opera, la fissazione di un'opera musicale su un supporto. Quindi lui non è titolare dei diritti d'autore, è titolare di un diritto connesso sul master, cioè sulla incisione. E cioè tutte le copie che vengono tratte da quel master devono passare attraverso il suo benestare, cioè lui ha questo diritto di autorizzare o meno la copia da parte, a partire dal suo master, ok? Ed è il classico esempio di diritto connesso. La stessa cosa vale per il produttore di opere cinematografiche o audiovisive, oppure la stessa cosa per i diritti dell'emissione radiofonica e televisiva, cioè in un programma televisivo ci sono gli autori, no? Sono quelli che trovate nei titoli di coda alla fine, un programma di, e ci sono gli autori. Quali sono gli autori? Però l'emittente, il canale televisivo, ha un suo diritto su, sulla trasmissione, ok? Che è separato. Pensate ai, c'è un caso in cui c'è, ad esempio, non c'è nemmeno un'opera creativa sotto, perché se parliamo di un programma televisivo, anche il telegiornale ha comunque degli autori, no? I giornalisti che fanno i servizi sono gli autori. Ma c'è un caso in cui non c'è nemmeno l'auto, cioè non c'è neanche un'opera creativa sotto, eppure ci sono, c'è solo il diritto di emissione radiofonica e televisiva. E ci sono un sacco di soldi sotto, cioè si, si spostano un sacco di soldi. Mi viene in mente il caso, cioè quando è che ci sono delle riprese televisive? Il calcio, la, la Formula 1, la, il tennis. Pensate quanti soldi girano tutti gli anni per avere l'esclusiva della, della, della Champions League, no? O della la Formula 1, adesso non la vediamo più praticamente, ce l'ha messa su Sky, perché, perché nessuno se la poteva permettere. Mediaset e Rai ha detto guarda, noi tutti questi soldi non ce li abbiamo, e quindi solo Sky se la può permettere, allora noi ce la mandano di notte in replica. Perché? E lì non è che ci sia un'opera dell'ingegno, nel senso non è che sia un'opera creativa, la 15 macchine che girano intorno a una pista non sono un'opera creativa, cioè non sono, non sono nel 10, nelle nostre 10 categorie, eppure in realtà poi c'è, l'opera creativa c'è, che è il commento del giornalista, diciamo, dai, c'è, c'è comunque una parte autorale. Beh, il giornalista che commenta ha un diritto sulla sua, però le immagini che sono quelle che la federazione della Formula 1 vende in esclusiva sono un diritto, passatemi la battuta, sconnesso, nel senso che non hanno sotto un diritto d'autore, sono puramente diritto connesso, ed è un diritto articolo 79 di emissione radiofonica e televisiva, ok? Eppure, questo perché ve lo sto dicendo? Perché per dirvi che non sono i fratelli, questi qua che vi sto elencando, si chiamano connessi, ma non sono i fratelli poveri dei diritti d'autore. Esatto, addirittura nel mercato di oggi pesano di più, perché anche, pensate anche quello dopo, artisti, interpreti ed esecutori, no, tutti quei cantanti o attori che sono solo interpreti, non sono anche autori. No, non dovete pensare a De André o a Battisti. O anche a Ligabue, cioè dovete pensare a, a quelli che cantano le canzoni degli altri preconfezionate, tutta la musica pop di adesso, eppure è gente che, se, se tu vuoi Beyoncé che ti suona, a, che ti canta al Super Bowl americano 5 minuti, la paghi una botta di soldi, magari canta pure in playback, però, però lei in quel momento si sta, ti sta vendendo il suo diritto di artista interprete esecutore articolo 80, ok? Oppure il film, no? Quante volte siete andati al cinema a vedere il film con DiCaprio, ma non sapevate chi era il regista, non, anzi non ve ne fregava niente, perché in locandina c'era la sua faccia e ah beh, se c'è lui vuol dire che il film è buono, no? Esatto, non è vero, non è detto, ma lui lo sa che è così, nel senso, se tu vuoi, non so, la Julia Roberts, c'era, negli anni 90 c'era questa cosa che la Julia Roberts era l'attrice più pagata, perché? Perché la sua presenza faceva funzionare il film, anche se la sceneggiatura era una ciofeca totale e il regista era sconosciuto. Però il fatto che lei fosse presente, ci fosse la sua bella faccia in copertina, in locandina, questa roba qui la paghi. E lei si faceva pagare ovviamente per questa cosa, per questo potere contrattuale. Ed era un diritto connesso.
Il diritto d'autore era del regista e dello sceneggiatore che avevano creato il film, che erano dei mezzi sconosciuti. Ok, quindi altro esempio in cui il diritto connesso vale, dal punto di vista economico, pesa di più del diritto d'autore in senso pieno. Ce ne sono altri, adesso vabbè, non possiamo vederli tutti. Il diritto relativo al ritratto, questo qua che c'è in basso, è quelli che vengono chiamati diritti d'immagine, no? Cioè, sempre l'esempio della Julia Roberts, però ancora meno, nel senso, cioè, dove non c'è neanche un'interpretazione, c'è semplicemente la prestazione della propria immagine, cioè la fotografia di pubblicità, no? I testimonial, tu vuoi Cristiano Ronaldo con la scarpa da calcio in posa, l'Adidas paga un sacco di soldi per avere la sua immagine, però lui non è titolare di un diritto d'autore. Il diritto d'autore è quello del fotografo che ha scattato la foto, che nessuno sa chi è, che sarà stato pagato magari una buona cifra, però cash, avrà fatto la sua foto e si sarà tolto di mezzo. Però tutti poi riconoscono il calciatore famoso o la cantante famosa o l'attrice famosa in quanto testimonia, in quanto modello della fotografia. E lui gli sta vendendo, e questo testimonia mi sta vendendo esattamente questo diritto qua, il diritto a essere ritratto. Ok? Quindi, adesso che avete visto che esistono anche questi, capite perché dico che la situazione è complessa e vi verrà l'ansia? Perché ovviamente dovete considerare che non ci sono solo i diritti degli autori, ma dovete pensare anche ai vari interpreti e produttori. Classico esempio, questo succede proprio in campo scolastico, in ambito scolastico, ogni tanto mi scrivono sul blog dei docenti, i vostri colleghi, che dicono: ma come, abbiamo fatto un video di uno spettacolo scolastico oppure di un video divulgativo per la nostra attività, e noi per non avere problemi di diritto d'autore abbiamo messo un brano di musica classica, però YouTube ce l'ha bloccato, YouTube ce l'ha segnalato in quanto violazione di copyright. Ci sarà stato qualche, loro dicono, ci sarà stato qualche errore. Io dico no, non ci sarà stato qualche errore, perché il brano di musica classica è vero che è di Bach o è di Vivaldi e quindi non ha diritto d'autore, ma ha diritto connesso, perché qualcuno l'avrà pur suonato, qualcuno l'avrà pur inciso. Quindi quelli che hanno suonato e cantato hanno un loro diritto, ed è questo qui, l'articolo 80, e quello che l'ha registrato, il produttore discografico, ha un suo diritto. E questi qua devi interpellarli, cioè devi avere l'autorizzazione anche loro per poter utilizzare un brano. Ma anche quando partecipa a un concorso? Anche quando partecipi a un concorso, in che senso? Non so, uno fa una rappresentazione teatrale, partecipa a un concorso, deve realizzare un video sulla commedia. No? E rappresenti un canto di Dante, però come una vostra presentazione scenica teatrale. Eh no, lì allora, se sotto c'è un brano, se c'è una scena di Dante, vuol dire che dal punto di vista dell'opera originaria è scaduta, anzi non c'era neanche diritto d'autore, perché era no, mettiamo molto spesso si mettono le musiche, no, per no, le musiche sì, è un problema, perché le musiche esatto, o qualcuno le suona o chiami qualcuno che te le suona, oppure dovete cercare in rete le registrazioni che sono, diciamo, scadute anche dal punto di vista dei diritti connessi, e ce ne sono tante. Ovviamente non sono quelle che ci piacciono, magari, cioè io voglio il Vincerò cantato da Pavarotti, Pavarotti è ancora tutelato, mi spiace, cioè, l'ha inciso 15 anni fa, 20 anni fa, e quindi è ancora tutelato, perché il diritto connesso dell'interprete musicale dura 70 anni dalla data dell'incisione. Quindi se anche il Vincerò è scaduto, perché era già scaduto quando l'ha cantato, però i 70 anni dall'incisione non sono ancora passati. Vi siete mai chiesti come mai ogni tanto fanno i remaster dei Led Zeppelin, i remaster di Elvis, dei Beatles, no? Che tu dici, ma avete fatto un remaster 10 anni fa, c'era proprio bisogno di rimasterizzarli ancora? Provate a chiedervi perché. Perché ogni volta riparte il diritto del almeno quello del produttore riparte. Visto che non hai altro da far riparare, cioè se vuoi avere ancora qualche, vuoi mangiare fra virgolette ancora sulle opere di Elvis, lui è morto, le opere sono scadute, perché è la roba degli anni 50 e 60, l'unica cosa che puoi allungare è, che puoi rinnovare in qualche modo, è il diritto di produzione, no? E quello lì lo fanno con questo metodo, poi a un certo punto comunque non è più credibile, quindi, però fateci caso quando ogni tanto escono i remaster, le nuove edizioni rimasterizzate, che sono sempre uguali a se stesse, ripulite dal punto di vista digitale, tutto quello che vuoi, però sempre della stessa decisione stiamo parlando. C'è la domanda, prego. Quello che dice adesso è simile a quello dei diritti relativi alle edizioni critiche scientifiche. Sì, esatto, l'ho saltato. Allora, diritti relativi alle edizioni critiche scientifiche di opere di pubblico dominio è una forma un po' diversa, però
sostanzialmente quando realizzate un'edizione critica di un'opera di pubblico dominio avete solo un diritto connesso, non avete un diritto d'autore, perché il diritto d'autore in realtà sarebbe dell'autore, no, se io faccio l'edizione critica dello Zibaldone, il diritto d'autore sarebbe di Leopardi, non sarebbe, ok, che è scaduto. Io ho un diritto di edizione critica, cioè del fatto che ho, che ne so, riorganizzato il testo perché si è trovata una nuova bozza, non lo so, adesso sto inventando, oppure dell'Odissea si trova un nuovo papiro in cui alcune parti sono state scritte con versi diversi, allora io spiego, faccio una parte critica in cui spiego perché ho inserito questi versi nuovi e come era stato tradotto precedentemente. Ovviamente Omero è Omero, è scaduto, cioè non c'è mai stato il diritto d'autore. Io ho un diritto di edizione critica. Precedente, sì, diritti relativi ad opere pubblicate, no, questo è ancora diverso. Li ho saltati perché non facevamo in tempo, però capisco che sono interessanti per voi. Sono diritti, opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè casi in cui si ritrova un manoscritto, però di un autore che è già scaduto, e quindi non posso allungargli la vita, cioè non posso aggiungergli degli anni di vita all'autore. È scaduto il diritto d'autore. Al massimo ho un diritto connesso che ho io in quanto ritrovatore e curatore della sua pubblicazione, che si chiama diritto connesso, giustamente, perché non potrebbe essere un diritto d'autore. Cioè, esempio, fanno dei lavori di ristrutturazione al Vittoriale, no, sul lago di Garda, e trovano un diario di D'Annunzio che non si era mai ritrovato, era infilato in uno scaffale. Ed è lì dal 38, D'Annunzio è morto nel 38, quindi i diritti d'autore sono scaduti, punto. Nel 2009 lui è caduto in pubblico dominio. Cosa faccio? Per incentivare la pubblicazione di questi tipi di opere, che hanno ovviamente un valore letterario mostruoso, allora il legislatore si è inventato questo diritto per dire: ok, a te che ti occupi del suo ritrovamento, della sua pubblicazione, concedo per un po' di tempo un diritto, in modo tale che sei incentivato a pubblicarlo. Ok, ma non puoi avere un diritto d'autore perché l'autore era D'Annunzio. Va bene, basta, non vado oltre perché sennò non ne usciamo vivi. Però capite quanto è complessa la situazione, cioè avete, ecco, questo è il momento in cui vi deve venire l'ansia, ok? Perché adesso avete capito, e in realtà non li abbiamo fatti neanche tutti, perché come vedete qua ci sarebbero i diritti sui generis, sulle banche di dati, e i diritti di eco compenso che solo loro richiederebbero tipo 2 ore di lezione ciascuno. Ok, quindi è vero, esattamente, arrivati a questo punto dei miei corsi la gente dice: ah, ma allora non posso fare più niente perché devo chiedere il permesso a 700 esatto. persone ogni volta. E infatti esattamente quello era l'obiettivo, e infatti questa è la situazione, cioè arriviamo a spiegare che effettivamente, per come è strutturato, il diritto d'autore è un closed by default, cioè tutto chiuso di default. Poi in alcuni casi posso, vedete nella parte blu, posso far leva su delle eccezioni, però la regola è che sia chiuso. Mi spiace darvi questa sconvolgente notizia. Vedete, è chiuso fin quando non diventa tutto aperto, sostanzialmente, non diventa di pubblico dominio. Anche il pubblico dominio, finora ve l'ho fatta facile, no? Quando sono scaduti tutti i diritti. Però, cavoli, tutti i diritti, vuol dire che, ad esempio, quando sono scaduti i diritti, quando posso considerare un'opera cinematografica, un film di pubblico dominio? Devo essere sicuro che sono scaduti i diritti su tutti gli autori del film, sceneggiatore, regista, autore del soggetto, autore delle musiche originali, che sono i 4 autori del film, e poi devo guardare i diritti degli interpreti, i diritti del produttore cinematografico. Capite? Cioè, quindi è effettivamente un bel problema. Quindi anche il pubblico dominio, vedete, così sembra semplice. Ah, vabbè, pubblico dominio, sono scaduti i diritti, quindi posso usare tutto liberamente. Sì. Ma innanzitutto ci sono 3 forme, cioè il pubblico dominio va visto in queste 3 forme, perché ad esempio c'è un caso in cui è la legge a dirci che un'opera è pubblico dominio direttamente. Per fortuna ci sono dei casi, la legge italiana all'articolo 5 dice che i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni dello Stato sono fuori dal diritto d'autore, cioè le leggi, le sentenze, le delibere comunali, voi dite per fortuna, cioè, in effetti, ma non è così scontato, perché le sentenze, ad esempio, noi avvocati diciamo oggetto del nostro lavoro, quando noi facciamo i pareri citiamo pezzi di sentenza per far vedere al cliente, no, che, o anche quando fai un articolo su rivista citi la sentenza per far vedere che la tua opinione è sostenuta da giurisprudenza, si dice, da precedenti giurisprudenziali.
La sentenza a volte è un'opera creativa di un certo pregio, non tutte, in maggior parte no, ma alcune sono scritte molto bene, ok? Alcuni giudice è un giurista di un certo livello e quindi, soprattutto quelle di corte costituzionale, a volte sono interessanti dal punto di vista anche politico, e quindi il giudice lì sta mettendo della creatività raffinata, eppure in quel momento il giudice non è il signor Mario Rossi, ma è giudice del Tribunale di Roma, giudice del Tribunale di Milano. Cioè, in nome del popolo italiano viene messa la sentenza e quindi è un atto pubblico. Non devo chiedere il permesso alla cancelleria del tribunale per riprodurre il testo, no? Per fortuna. E quando scadono tutti i diritti privativi su di essi, è quello che dicevo prima, non sempre facile da definire. Se vi ricordate il caso di Anna Frank, del diario di Anna Frank, non so se no, vi ricordate cosa è successo un paio d'anni fa. Nessuno la sa. Il diario di Anna Frank è quando è morta, nel 45. E quindi quando è che scadono i 70 anni? Nel 2016, il primo gennaio 2016. Questo è nel mondo, diciamo, ideale. Nel mondo reale in realtà non è stato così, perché il primo gennaio del 2016 qualcuno ha cominciato a far circolare il testo del diario di Anna Frank in versione tedesca originale, ma qualche giorno dopo la Fondazione Frank ha mandato le lettere di diffida degli avvocati dicendo di non scherzare, di tirare via tutto, perché l'opera non era per nulla caduta in pubblico dominio. Secondo voi dov'era la fregatura? Beh, dai, i docenti di storia dovrebbero saperla sta cosa. Ci avrà avuto il padre. Ah, ecco, no, la cosa. No, ok. Il diario di Anna Frank non è scritto da Anna Frank. Quello che noi leggiamo come opera narrativa non è veramente scritto da lei, ma è questa cosa si sa, nel senso che c'è scritta anche nelle varie prefazioni del libro. È una rielaborazione creativa narrativa, in versione narrativa, fatta da suo padre, che è morto un bel po' di anni dopo. Ok, quindi il diritto d'autore, vedete com'è facile cadere nell'equivoco? Quindi il diritto d'autore scade dalla morte dell'ultimo autore, e quindi il padre è morto nel 70, non mi ricordo quando, e quindi, signori, 70 anni ce ne vuole ancora un bel po', forse 30, ancora 30 e qualcosa anni. Ok? È stata una leggerezza. È stata una leggerezza, allora forse ci hanno provato un po', no? Hanno detto, ma sì, vai, vediamo se ci va bene. È durato qualche giorno, pochi giorni dopo è arrivata la lettera dell'avvocato studio legale tedesco, studio legale olandese, che diceva, lasciate perdere che... Vabbè. Poi c'è un caso C, che è quando è il titolare dei diritti che vuole... Qualcuno prima aveva detto, io posso rinunciare al diritto d'autore, no? Ecco, questo è il caso. Cioè, a volte, attraverso questo CC0, che è una sorta di... Non è una licenza, ma è più un atto di dichiarazione di rinuncia al diritto d'autore, l'autore... Passatemi la battuta, è come se dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni, no? Io voglio rilasciare queste slide libere, neanche con una licenza open, ma proprio fuori dal diritto d'autore, allora uso questo CC0, che è un disclaimer che metto alla fine, e dico che le lascio come se fossero in pubblico dominio. Non è così utilizzato, però c'è anche questa opzione. Ok, quindi già con questo abbiamo sostanzialmente, con questa slide abbiamo chiuso il lato arancione, no? La parte arancione l'abbiamo chiarita tutta. Adesso andiamo sull'altra parte, che è quella che dovrebbe darvi un pochettino più di respiro.